Tutto cambia, tranne i fotografi. I fotografi non cambiano mai. E oggi parliamo di questo, secondo me è un video importante, rientra secondo me nella top 10 dei video importanti di questo canale che parla di fotografia, di fotografi, di street photography. È un video strategico che interessa dal mio punto di vista tutti, perché noi siamo inseriti in un contesto, in un ambiente che cambia nel tempo e quindi dobbiamo capire questi cambiamenti e dobbiamo capire i nostri comportamenti e perché a volte non cambiamo. Io ero Francesco Verolino, sono Francesco Verolino, quindi non sono cambiato. Ero quello che vi chiedeva il like preventivo e sono quello che vi chiede il like preventivo. Per sempre sono quello che farà piacere, al quale farà piacere che l'iscrizione al canale. Quindi fatemi contento, siamo alla soglia dei 10.000, fatemi contento. E partiamo subito con questo concetto: l'auto 60 anni, 50 milioni di utenti. Nei 60 anni abbiamo capito punti di forza, punti di debolezza, abbiamo capito tante cose e ha cambiato il nostro modo di vivere la distanza. 10 km sono 10 km, prima erano 2 ore di cammino, oggi 10 km sono 10 minuti di auto. Quindi è cambiato tutto e abbiamo accettato il compromesso di inquinare molto e di risparmiare tempo. Questa cosa è molto importante. Trades allo stesso tempo 50 milioni di utenti in 2 ore, e devo dire tanti, io per esempio, siamo prima diventati utenti di Trades, il nuovo social di Meta, e poi dopo abbiamo cercato di capire come utilizzarlo, ma non nei pulsantini, nella realtà cosa ci permetteva di fare. Quindi ora esiste questa cosa dietro il gratuito, che noi prima diventiamo utenti di un qualche cosa che magari tecnologicamente è molto avanzato e poi dopo ci chiediamo a cosa serve. Riflettete su questo fatto, perché dietro a questa cosa ci sono molte, molte sfaccettature. Primo tra tutti, che noi rimandiamo in un secondo momento la comprensione nella realtà, nella profondità delle dinamiche di quello strumento non avviene mai, e però restiamo utenti, compriamo ma non sappiamo poi perché. Allora, questa cosa, riflettendoci, succede in tantissimi fatti. Succede quando nella tecnologia, succede nelle relazioni, e quindi succede nel fatto che noi utilizziamo dei social ma fondamentalmente li vediamo come un qualche cosa che ancora non abbiamo compreso a che cosa serve. Succede già nel momento in cui passiamo dall'analogico al digitale, circa 20 anni fa, quindi prima ancora di Facebook, Instagram, YouTube e tutte quante queste belle cose. Breve inciso: tanti parlano di analogico, tanti parlano di digitale, di confronto tra una cosa e un'altra, pochi dicono invece un aspetto importante, quello per esempio dei dati EXIF, che è un'utilità perché ci permette di imparare meglio. E anche questo è un altro concetto che fermiamolo. Nella realtà il mondo, poi quello dell'analogico e del digitale, ci permette soprattutto informazione, ci permette rapidità nell'acquisizione di nozioni, di informazioni, di dati che in qualche modo migliorano il nostro modo di essere. Questa è la differenza strategica fondamentale tra l'analogico e il digitale. E quando io penso a tutte le innovazioni che ci sono state nelle macchine analogiche, dall'analogico al digitale, ai vari modelli del digitale, oramai abbiamo una storia veramente di un ventennio sul digitale, vedo che ogni modello inserisce delle cose differenti, aggiuntive, nuove, e che ogni modello in qualche maniera ci dà delle variabili creative aggiuntive. Però se io chiedessi a un utilizzatore di Leica Q, Leica Q2, Leica Q3, come è cambiata la sua fotografia, probabilmente mi direbbe la Leica Q3 ha un maggiore dettaglio, cioè vuol dire che sostanzialmente la sua fotografia non è cambiata, perché non ha cambiato il proprio modo di fotografare. E però questo video si focalizza sul perché i fotografi non cambiano. E fondamentalmente, secondo me, perché noi abbiamo una ritrosia al cambiamento inevitabile, ma abbiamo poi un problema fondamentale, che pensiamo di portare i vecchi modelli, appunto quelli per esempio dell'analogico, su nuovi modelli del digitale. Cioè noi vediamo poco il cambiamento, l'opportunità di cambiamento. 30 anni fa un fotografo che voleva iniziare una carriera autoriale avrebbe dovuto iniziare a fare mostre. Mostre voleva dire essere presente, fittare una sala oppure fare le collettive insieme agli altri, provare ad emergere in un ambiente che era ristretto, e io devo dire, cosa che succede anche ora, anche molto autoreferenziale. Quindi io dico a te che
sei bravo, tu dici a me che io sono bravo, e questa cosa molte volte era sufficiente, quindi era un ambiente ristretto. Questo è un modello comportamentale di un tempo, ma non è più un modello comportamentale nel momento in cui cambia. E voglio precisare, le mostre si possono fare lo stesso. Però ovviamente tra realizzare una mostra e far venire 10, 20 persone, 30 persone, gli amici, spendere anche soldi e invece utilizzare uno strumento come Instagram o come i social, anche se io non voglio parlare di Instagram e dei social, in questo video ti apre ovviamente una possibilità immane, ulteriore. C'è però un fatto. A proposito di comportamenti, una cosa è una tra virgolette competizione su un interesse che è quello del quartiere, un'altra cosa è una competizione su in un ambito ben più ampio che quello per esempio del mondo digitale, dove se io posto una fotografia è vero che ho potenzialmente tutto il mondo come osservatore, ma è anche vero che posso competere con tutto il mondo come creazione. E quindi questo sposta l'ago della bilancia molto in termini di comportamenti che noi dobbiamo avere tra quella che è poi il fatto di pubblicare al fatto di creare contenuti. E io direi non è solo la creazione di contenuto, un contenuto è un qualche cosa di differente, è un portatore anche di un interesse di quello che è il pubblico. Cioè io creo un contenuto perché so che quel contenuto deve andare a quel pubblico che se l'aspetta in un certo modo da me che sono creatore. Ma è anche e soprattutto il fatto che per competere in questo mondo fatto di creatori e di un mercato molto ampio perché mondiale dell'interesse, è fondamentale che ci sia una qualità del contenuto. Ed è su questo che molte volte noi pensiamo di avere il nostro vecchio comportamento, dove un'attività relazionale poteva riempire la sala di una mostra, mentre invece in questo caso nella realtà, a parte pochi amici che fanno un po' di like, di scambio, non funziona in questa maniera. Un contenuto funziona se effettivamente è innovativo, se effettivamente porta un interesse, se effettivamente porta un'aggiunta ed è rivolto ad una nicchia. Immaginiamo quello che succede su YouTube. È ovvio che se io creo un contenuto che va ad un target specifico, seppure ristretto, quel contenuto possa avere un successo, più o meno, non sia esplosivo, ma che possa andare incontro ad un'esigenza di alcune persone di essere informate su determinati fatti. Se il contenuto è di bassa qualità, evidentemente questa cosa non funziona. Ora noi nel vecchio mondo davamo sempre la responsabilità a qualcos'altro, quindi lo facciamo tuttora, perché anche oggi quando noi pubblichiamo e vediamo che arriva un like riteniamo che sia l'algoritmo che non funziona e non che la nostra fotografia non sia di qualità. Stessa cosa ovviamente su YouTube e tutte quante le altre piattaforme, ma nell'interesse dell'algoritmo, che è il grande regolatore, c'è quello di spingere ovviamente contenuti che abbiano in qualche maniera una parvenza di interesse per tutto il mondo circostante. Io lo vedo, fotografie migliori sono viste di più perché l'algoritmo evidentemente comprende che è un contenuto migliore non vedendo la fotografia ma vedendo i comportamenti di chi la osserva e quindi tende a spingerla. Questo è un mondo che funziona oramai in questa maniera, molti lo hanno voluto, evidentemente la maggioranza, e ci siamo arrivati. L'errore degli errori è portare però, come dicevo, il vecchio modo di comportarsi nell'analogico, portarlo nel digitale. È ovvio ed è scontato. Molti mi diranno, a me non interessa niente, io devo soltanto divertirmi, lo faccio soltanto per me. Sono passati 9 minuti e 08, evidentemente è ovvio che questo non è il contenuto per te. Cioè, voglio metterlo proprio, l'ho preciso dopo. Ma è ovvio che questo contenuto interessa a tutti quelli che in qualche maniera vogliono avere, ottenere dei riconoscimenti dalla fotografia. Pensavo ad una cosa. Pensavo al rapporto che esiste fondamentalmente fra la premiazione, che è una cosa che soprattutto in ambiti ristretti, la premiazione è molto legata a fatti relazionali, quindi molto legata alla conoscenza diretta. Non è sempre così, però diciamo ci sono incidenze di questo tipo, oppure dall'altro lato il fatto di avere una fotografia gradita da un pubblico aperto, magari di valenza internazionale su YouTube. Quando parlo di fotografia non parlo di una sola fotografia, ma parlo di
un modo di fotografare che può essere gradito. Sono due ambiti che sono completamente differenti. Io sinceramente sono molto posizionato sul secondo, quindi preferisco avere una fotografia apprezzata dalla mia nicchia e non magari una fotografia apprezzata da una persona che magari mi conosce e mi vuole bene. È un po' come la vecchia zia che viene e dice sei bravissimo davanti a una fotografia che vale poco. Quindi è un modo di comportarsi cambiato. Allora, giusto per fare una riflessione, perché credo che poi un video YouTube ha lo svantaggio di essere unidirezionale e quindi di andare in questa direzione, ma credo che poi il reale vantaggio di tutti è quando si arricchisce nei commenti. Noi abbiamo messo un bel po' di carne a cuocere, nella realtà è così, quindi quello che ho detto è abbastanza tosto e potrebbe alimentare una discussione che poi ci fa trovare un altro punto. Uno, come è cambiata la tua fotografia con tutti i cambi tecnologici? È un criterio di autovalutazione, ma secondo me, cioè a me fa piacere saperlo, della possibilità della nuova macchina fotografica, l'hai utilizzata subendola oppure in qualche maniera l'hai sfruttata fino alla fine per creare una tua fotografia differente. Due, dei social, sei soltanto un utente oppure l'utilizzi effettivamente con cognizione per scalare e quindi sei attivo in quella direzione. 3, commetti l'errore di portare il tuo vecchio modo di comportarti in un mondo analogico e quindi in un'altra era fondamentale anche nell'epoca digitale, perché questo è molte volte è un problema. Queste riflessioni sono riflessioni che secondo me spingono a far riflettere soprattutto sull'evoluzione tra fotografo con la macchina fotografica e creatore di un'immagine, che sono due percorsi completamente differenti. Il creatore è rivolto al pubblico molto di più rispetto al fotografo. Molti non condivideranno questa soluzione, lo puoi scrivere anche nei commenti, ma il creatore di un contenuto, se deve essere un contenuto interessante, deve attrarre l'interesse, altrimenti non ha senso, altrimenti è una fotografia che può creare un interesse o può non crearlo, quindi non è che una fotografia non crea un interesse, ma lo scopo del fotografo è creare una bella immagine, lo scopo del creatore è creare un'immagine bella e interessante per il pubblico. Gran parte degli autori di un tempo, dal mio punto di vista, sono grandi creatori di immagini. E quindi oltre a essere grandi fotografi sono creatori di immagini che in qualche maniera portano in quell'atmosfera. Però io vedo una sottile linea di posizionamento fra questi due ruoli. Crea un contenuto per attrarre, crea un contenuto buono o bello, che fine, diciamo, non è fine a se stesso, è importante e va bene. Ora, premesso che la fotografia è divertimento, premesso che queste cose le avrei volute sapere tanto tempo fa quando ho iniziato, premesso che non le so, perché io sto ponendo a voi un dubbio, quindi fondamentalmente non risolvo perché non ho la possibilità di risolvere, voglio cambiare il mio modo di comportarmi nell'epoca digitale. Vediamo che succede. Già qui con YouTube abbiamo dato una bella botta, però secondo me un po' ci vuole e dobbiamo riflettere e mi fa piacere avere il vostro giudizio come al solito e costruire una bella discussione serena, come sempre succede su questo canale YouTube, nei commenti. A prestissimo, un abbraccio a voi e alle vostre famiglie, a tutti quanti voi, ci vediamo forse da Porto, vediamo un po'.